Grande Zagnetico International Award 2012 è giunto all'ultima parte nel suo percorso di individuazione delle aziende che verranno premiate il 22 novembre allo spazio Oberdan. Ospitiamo questa importante iniziativa già da qualche anno perché vogliamo, proprio dal punto di vista culturale, diffondere il concetto dell'etica nel fare impresa. Più che mai in questo momento di recessione economica, ma anche di un momento in cui la recessione economica appunto ci fa riflettere sulle ragioni per cui è nata, noi dobbiamo riscoprire e rivalorizzare proprio dal punto di vista sociale e culturale il valore del fare impresa, il valore della etica in impresa. Lo scopo è quello di mettere in evidenza le aziende che hanno tecnologia e innovazione unite a un atteggiamento etico attraverso vari parametri che andiamo a giudicare assieme al nostro board. La selezione avviene attraverso un board composto da 30 persone che sono docenti, manager, letterati, filosofi, sociologi, perché Grand Design vuole comunicare un design che sia possibilmente etico e democratico e quindi ci ispiriamo invitando anche questi personaggi. Attraverso queste selezioni noi abbiamo, nelle quattro tappe che si concludono oggi, abbiamo selezionato 75 aziende. Il 22 di novembre tra queste 75 aziende la giuria che fa parte del nostro board, viene selezionata al nostro board da eminenti quindi personaggi, giudicherà quali sono meritevoli del premio.